La sanità è l'emergenza numero uno dell'Italia, perché è la più grande conquista dello Stato sociale e ce la stiamo perdendo pezzettino per pezzettino. Nel Sud Italia è già in larga parte persa. Gli italiani spendono 40 miliardi di euro l'anno per curarsi privatamente. La nostra proposta è semplice: dobbiamo tagliare quota 100 e mettere quei soldi sulla sanità, farlo assumendo gli 8.000 medici che mancano, i 30.000 infermieri che mancano, mettendo borse di studio e di specializzazione per i medici che vanno a completare la loro formazione in Germania, che vuol dire che gli regaliamo 200.000 euro a medico ai tedeschi. È una cosa che secondo me rappresenta la vera emergenza, e le campagne elettorali in tutto il mondo sono sulla sanità. Mentre noi discutiamo di cose surreali tipo i fascisti, i comunisti, il MES, il contromess, si perdono quelle che sono le priorità del paese. Io intanto penso che non so dov'era Di Maio, ma dov'era Di Maio? Quando il MES è stato negoziato, Di Maio era al governo, era vicepresidente del Consiglio. Questo scaricabarile di Di Maio e Salvini dimostra che non possiamo dire agli italiani che la loro scelta è tra Salvini e Di Maio, perché non è tra Salvini e Di Maio. Ma in quale altro paese la gente negozia un accordo internazionale e poi quelli che l'hanno negoziato alzano un polverone per dire che è sbagliato? Ma non, perché quando l'avete negoziato non l'avete detto? Cosa facevate? Dormivate? Eravate in giro per l'Italia? Eravate sulle spiagge a bere mojito? Qual è il punto? Noi abbiamo come obiettivo quello che si costruisca un grande fronte repubblicano con popolari, liberaldemocratici e socialdemocratici, che ricacci populisti e sovranisti ai margini della politica italiana. Negli altri paesi europei hanno fatto così, perché noi non abbiamo il coraggio di farlo? Questa è l'essenza di azione. E dunque non, purtroppo ha poco a che vedere con Italia Viva, ha poco a che vedere col PD, ma per scelta loro, non per scelta mia. Il problema di Roma non si può risolvere se non c'è un governo nazionale degno di questo nome. Perché se riducono l'ILVA e l'Alitalia così come lo riducono, pensate se potrebbero mai salvare Roma. E la verità è che Roma è un'altra ILVA e un'altra Alitalia, e che i problemi di Roma nascono dal fatto che abbiamo un governo nazionale che non riesce a affrontarlo e un sindaco che è totalmente incapace. E allora bisogna lavorare, ripeto, per costruire una grande forza che rompa questa maledizione che ci condanna a dover scegliere tra i 5 Stelle e la Lega, perché sennò il paese non si salverà e non si salverà Roma.